Ragazzi, buongiorno! Oggi sembro un angioletto scemo. Allora, mi vedete vestita perché nel mentre sono andata un attimino in farmacia a prendere un po' di cosine tra le quali un antistaminico, perché adesso è arrivato il bel tempo, c'è tanto sole, quindi in questo periodo più sole c'è, più io sono allergica al polline. E se fa freddo, se è nuvoloso un po' meno, ma se c'è il sole, ragazzi, poi con questo vento che c'è in questi giorni è pazzesco. Pur stando in casa, starnutisco tutto il tempo, un forte prurito al naso. Infatti, mi vedete spesso magari far così o grattarmi perché ho veramente un prurito pazzesco. E ho dovuto fare il giro di ben 3 farmacie perché non riuscivo a trovare quello che mi occorreva. Comunque alla fine la cosa è stata risolta. Allora, vedete alle mie spalle il letto disfatto perché, come avete visto questa mattina, è tutto quanto in lavatrice. Fino a quando la lavatrice non terminerà il lavaggio e stenderò il lenzuolo e si asciugherà, non potrò rifare il letto perché è l'unico lenzuolo che ho. Finché IKEA non mi consegna l'ordine che ho fatto, siamo messi così. Fortunatamente però il tempo è bello, speriamo regga. Non vorrei mai che una volta che stendo inizia a piovere e niente, stanotte dormiamo così, direttamente sul materasso. Come vedete alle mie spalle è ritornato il nostro televisore perché l'altro ieri Unieuro mi ha appunto consegnato, Unieuro, sì, mi sembra di sì, comunque mi ha consegnato la televisione che avevo ordinato per i miei nonni e ragazzi ne ho combinato una delle mie, cioè da uccidermi da sola. Allora, praticamente dovete sapere che ero qui in casa ancora in pigiama perché stavo vagando e mi ha telefonato il corriere chiedendomi se fossi in casa e nel caso in cui fossi stata in casa di scendere perché era a 5 minuti da casa mia. Io cosa ho fatto? Mi sono agitata, tra virgolette, perché ho detto mamma c'è il corriere adesso il televisore, come faccio a portarlo su perché sono da sola, quello pesa. Esco, mi chiudo la porta dietro. Mentre chiudo la porta mi rendo conto che, primo, sono uscita di casa senza chiavi, quindi mi sono chiusa fuori. Secondo, ero in pigiama. In pigiama. E quindi mi sono detta, oh cacchio, adesso come faccio? Ho detto, vabbè, ci penserò dopo. Pazienza, tanto il corriere ne vedrà un sacco di persone in pigiama in questo periodo. Scendo sotto, il corriere non arrivava, quindi ero nell'androne delle scale, tutti che passavano mi guardavano in modo strano. Niente, poi è arrivato, mi ha dato lo scatolone, sono riuscita a portarlo su, mi sono presa uno strappo a un braccio perché pesava e niente, alla fine poi fortunatamente mia nonna ha una copia delle chiavi qui della porta, solo che non mi apriva perché non mi sentiva, porca miseria, sono stata tipo mezz'ora, forse anche 3 quarti d'ora chiusa, cioè chiusa per le scale come una scema ad aspettare e alla fine poi mi ha sentito e fortunatamente sono riuscita a rientrare in casa. Il problema è, questo è proprio assurdo, che non riesco più a trovare il mio mazzo di chiavi perché l'ultima volta che l'ho usato è stato quando sono andata a fare la spesa per mia mamma, per noi in macchina, vi ricordate che eravamo insieme? E nulla, cioè adesso ho la chiavina di mia nonna ma io non trovo più il mio mazzo di chiavi. Io veramente mi devo mettere, non so, quei cordini al collo in modo tale che non le perdo, cioè nel giro di 3 mesi è già la seconda volta che le perdo. Io non lo so, sono entrata in casa, quindi sono in casa. Adesso non so se le ho buttate come l'altra volta, cioè sono veramente fusa, no? Perché quel giorno era il primo giorno che uscivo dopo tanto tempo, avevo la spesa di mia mamma, la spesa nostra, insomma, un po' di casini e non so dove siano finite le mie chiavi. Lasciamo stare.
Allora, voglio rispondervi un attimino a domanda frequente che mi avete fatto sotto l'ultimo video, ovvero quello in cui faccio le pulizie. La domanda più gettonata riguardava che tipo di mocio utilizzo per lavare il pavimento. Ho risposto a qualcuno, solo che poi alla fine mi sono detta do una risposta generica nel prossimo video, perché poi non riuscivo a rispondere a tutte quante. Dunque, che tipo di mocio utilizzo? Io utilizzo questo mocio qui della Vileda, che si chiama Vileda Turbo Smart. E ragazzi, mi avete chiesto come mi trovo, io mi trovo veramente benissimo. Vi dirò che lo preferisco addirittura alla scopa a vapore. Sì, scusate, c'è la lavatrice che fa la centrifuga e quindi se ne sta andando in giro per il bagno, non fateci caso. Comunque, perché per la forma che ha, vedete, questa forma qua triangolare vi permette di raggiungere gli angolini più nascosti, più difficili da raggiungere. Inoltre poi, avendo questo sistema qua del turbo, voi prima cosa non vi bagnate mai le mani, perché non dovete andare a strizzare come nel caso del classico straccio. Inoltre questa centrifuga, che si aziona semplicemente con il pedale, vedete, vi permette di strizzare molto bene la parte del mocio, con la conseguenza che in questo modo non rimane eccessivamente bagnata e quindi poi il pavimento si asciugherà anche in pochissimo tempo. Per quanto riguarda questa parte qua dello straccio, del mocio proprio, non so come si chiami nello specifico, si stacca tranquillamente. Io la lavo in lavatrice a 40 gradi con candeggina e devo dire che viene bianchissima. Io ragazzi ce l'ho esattamente da un anno, non si è rotto assolutamente. Qualcuno mi aveva detto vedrai, si romperà il sistema della centrifuga. Assolutamente no, e io lo utilizzo tutti i giorni. E tra l'altro, per quanto riguarda questa parte qua, non si è ancora consumata, ogni volta viene bella bianca, e quindi cioè, un anno che l'utilizzo, pensavo sinceramente di doverla cambiare prima, invece no, è ancora la stessa da quando mi è stato inviato. E comunque volevo dirvi che questa parte qua, la ricarica in pratica, anche la trovate al supermercato e costa 6 euro, ma io vi dico, un anno, ripeto, che ci vado avanti, quindi anche lì sembrerebbero tanti 6 euro, però in realtà poi cioè fate un investimento che vi dura nel corso del tempo. Semplicemente si va a staccare con un click tirando leggermente e nulla, basta, ho già parlato troppo. Ho sentito un grande botto, ecco, no! Sta cappero di lavatrice ha fatto la centrifuga, se n'è andata in giro per il bagno, io non lo so, a volte me lo fa. E niente, adesso devo tirar su, mi ha rotto il vasetto, che peccato, mi piaceva tantissimo. Ma perché, mannaggia, oh! Allora, non potete capire, in mille pezzi è andato quel vasetto, ho raccolto pezzettini di vaso ovunque. Comunque, adesso vi faccio vedere una bella cosa. Una bella cosa, grazie alla mia amica Sabrina, guardate, ho fatto il mio tanto adorato acquisto. Ovviamente ho pensato anche alla mia amica, la ragazza che vi ricordate mi aveva regalato i primi due braccialetti della Keydult. E praticamente c'è su internet un sito che si chiama Gioia Pura. A quanto ho capito è uno shop a conduzione familiare. Praticamente Keydult e Gioia Pura, questo ve lo sto dicendo perché nessuno mi ha chiesto di dirlo, vi do io questa informazione perché credo che sia importante. Comunque, per ogni acquisto donano il 20% del ricavato all'ospedale Spallanzani di Roma, fino praticamente al 30 di aprile, ok, sì, fino al 30 di aprile, dal 9 al 30 di aprile. Quindi diciamo che ho deciso di acquistare due braccialetti e adesso vi faccio vedere appunto quello che ho preso. E praticamente ho preso, aiuto, questo qua, guardate che bello che è. Ha sempre il cuoricino con la chiusura
fatta a cuore, e dietro c'è questa frase che dice: l'ingrediente segreto è sempre l'amore. Questo mi è piaciuto un sacco perché penso che sia una frase molto veritiera, perché ogni cosa che viene fatta con amore sicuramente porterà a ottenere un buon risultato, anche se non sei capace, anche se magari ad esempio sei negato in cucina. Infatti non a caso qui c'è, vedete, l'immagine della pentola, non so se si riesce a vedere perché c'è la medaglietta sopra, c'è l'immagine della pentola con tutti i cuoricini che escono, spero che la metta a fuoco. Mi ha fatto venire in mente un po' quando sono venuta a vivere in questa casa, e io, ragazzi, ero totalmente negata in cucina, nel senso che quando vivevo con i miei praticamente era sempre mia mamma che si occupava di cucinare, io non mi ero mai avvicinata a un fornello, e piano piano con l'impegno sono riuscita poi a produrre qualcosa di commestibile da me. E poi il secondo braccialettino che ho ordinato è fatto in questo modo. Questo ha la chiusura fatta con il tondino ed è praticamente una frase di Buddha, che è questa, vedete un po'. Praticamente c'è scritto: se vuoi volare, rinuncia a tutto ciò che ti pesa. E credo che questa sia la frase che più mi rappresenta, soprattutto per il periodo che ho passato, e ho proprio capito che rimanere ancorata a tutto ciò che mi faceva male non faceva altro che farmi sprofondare ancora di più. Da quando ho iniziato a eliminare cose e soprattutto persone che mi ferivano, che mi causavano problemi, ho iniziato a vivere diversamente, ho iniziato a vivere più serenamente. Quindi praticamente bisogna liberarsi di tutto ciò che ci fa male. E nulla. Comunque, ragazzi, allora ripeto, il 20% del ricavato andrà all'ospedale Spallanzani di Roma, quindi praticamente è un progetto attuato da Kidult in associazione con questo sito online, Gioia Pura. E nulla, appunto, io ho comprato i miei braccialettini e adesso Sabri, Kidult dovrebbe darti una percentuale anche a te, perché ho capito che siamo in tantissime, che siamo state influenzate da te. Adesso comunque ne ho 4, vedete, e boh, mi piacciono un sacco, e ringrazio ancora una volta Sabrina per avermi fatto scoprire questi meravigliosi bracciali. Ok, la lavatrice ha finito di andarsene in giro per tutta casa, quindi adesso, oh mamma mia, si è appallottolato tutto. Andiamo a stendere, se riusciamo a tirare fuori, e andiamo a fare un altro carico. Oggi è giornata di lavatrici. Lisina, Lisina, vogliamo uscire da questa cesta? Ragazzi, allora in questo momento mi trovo in bagno,
perché nel precedente video, quando vi ho parlato di questa tenda qui, mi avete consigliato in tanti di mettere la tenda a pacchetto, credo che si chiami, e devo dire che è stata una grande idea, perché io sinceramente non ci avevo mai pensato. Perché qual è il nostro problema? Allora, io sono andata a mettere questa tenda qua, che tra l'altro è di IKEA, come vedete bianca, molto coprente, perché abbiamo un marmo piuttosto vecchio, rovinato, che non abbiamo cambiato, perché questa è una casa provvisoria, quindi non volevamo spendere tanti soldi. E questa tenda mi serve appunto per coprirlo, per non farlo vedere, però allo stesso tempo oscura tanto, nel senso che impedisce l'entrata della luce e quindi il bagno tende a rimanere piuttosto buio. E voi mi avete consigliato di mettere queste tende a pacchetto, perché così quando siamo solo noi in casa posso tenerla su, quando invece magari ci viene a trovare qualcuno la tiro giù e non faccio vedere il marmo brutto, orribilante. Però è una grande idea, però non so se si può mettere in questo tipo di bagno, più che altro per il soffitto che abbiamo, perché noi abbiamo un soffitto in cartongesso. Le tende a pacchetto le ha mia mamma in tavernetta, ne ha due, e ho visto come funziona. Hanno tutt'altro bastone, ad esempio ne abbiamo questo qua a scorrimento, e per alzarle, per abbassarle bisogna tirare la cordicella. Non sappiamo se avendo il soffitto in cartongesso sia fattibile, più che altro il fatto di stare a tirare ancora viene poi giù tutto, è quello che abbiamo un po' paura. Però nel caso, poi quando più avanti riaprirà IKEA, quando finirà tutto questo, andremo a fare un giretto per capire più che altro anche le misure, perché il nostro bagno è particolare, nel senso che nonostante ci sia il cartongesso che va ad abbassare un po' il soffitto, rimane comunque molto alto e anche molto stretto, vedete, cioè veramente stretto. Quindi non sappiamo se ci sono delle tende che hanno insomma, che hanno delle misure del genere. Comunque poi andremo a verificare dal vivo, perché sinceramente comprare sul sito online, poi sì, ti fanno la sostituzione nel caso non andasse bene, però sono sempre rogne tra virgolette, quindi magari più avanti poi andremo a vedere dal vivo se va bene, se può andar bene o meno. Allora ragazzi, portate pazienza per lo sfondo, però è così. Dunque, vi faccio vedere rapidamente una serie di prodottini per la casa, per il bucato che ho terminato, e così finalmente li posso gettare, perché li ho conservati per parlarvene, perché sono dei prodottini curiosi che sicuramente vi piaceranno, perché alcuni sono super promossi. Allora, a malincuore il primo prodotto che ho terminato è questo profumo per bucato della Mon Amour. Come profumazione è Flower Power, non so se sia presente anche in altre profumazioni, io conosco solo questa, l'avevo acquistato da Epicasa. Purtroppo, come vi dissi la volta scorsa, Epicasa è molto lontano, si trova in tutt'altro comune rispetto a dove abitiamo, e di conseguenza non posso più comprarlo. Adesso nei prossimi giorni vedrò se magari da Tigota o da Acqua e Sapone lo vendono. È buonissimo, non è un prodotto che va a sostituire la morbidente, perché qualcuno me l'ha chiesto, assolutamente no, non è da intendersi come sostituto della morbidente. Io quando lo vado a utilizzare vado a mettere meno morbidente, proprio una goccina, in modo tale che renda il bucato più soffice, però appunto questo diciamo che ha la funzione di renderlo super super profumato, e il profumo dura veramente a lungo. Ad esempio anche una maglia la mettete per 2 giorni di seguito, per 2 giorni di seguito continuerà a profumare, è veramente incredibile. Questo l'ho pagato 5 euro, ha un costo un pochino elevato, però vi dura veramente tantissimo. Io ce l'ho da tipo 3 mesi e ne serve, ne occorre una quantità minima, perché va versato un tappino proprio minuscolo, ovvero questo di prodotto, all'interno della vaschetta del detersivo. E nulla, cioè veramente un prodotto eccezionale e super buono, e ve lo straconsiglio.
Poi aspettate che ho messo tutto qua perché ancora si dovesse rovesciare qualcosa. Altro prodottino che vi straconsiglio, adesso non ho il tappo perché in questo momento si trova in lavatrice, l'ho proprio terminato questa mattina come avete visto, e questo della Lenore, praticamente sono quelle palline che vanno messe all'interno del cestello della lavatrice insieme al bucato, e anche queste sono eccezionali, costicchiano tipo 7 euro, però anche queste durano a lungo e nulla, cioè sono proprio validissime. È un prodotto che costa però rende tanto, e come profumazione in assoluto la mia preferita è questa, oro e fiori di vaniglia, e le altre le ho provate perché hanno un tappo particolare dove anche al supermercato avete la possibilità di sentire il profumo se vi piace o meno, perché il tappo praticamente ha dei fori al di sopra, quindi se voi lo schiacciate un pochettino vi verrà su tutto il profumo, e tra i tanti io ho scelto questo. Lo avevo comprato che era scontato tipo a 4 euro, perché ogni tanto lo mettono in sconto all'Ipercoop, allo Shan, però comunque solitamente il suo prezzo si aggira intorno ai 7 euro, come vi ho detto, però è anche questo un prodotto che fa la differenza. Anche questo ha soltanto la funzione di profumare e non va a sostituire l'ammorbidente. E nulla, finito a malincuore, il profumo rimane tantissimo. La volta scorsa l'ho utilizzato sulle federe dei cuscini, sulle coperte, che poi sono andata a mettere appunto sul divano, e c'è un profumo incredibile. Ogni volta che ci sediamo sul divano, anche per quanto riguarda le coperte, viene su questa nuvola di profumo meravigliosa, e sono molto valide queste perle anche da utilizzare all'interno dell'aspirapolvere. Praticamente voi le andate ad aspirare, poi ogni volta che utilizzate l'aspirapolvere, fino a quando non andate a svuotare il cestello dell'aspirapolvere, si sente nell'aria questo profumo che viene così diffuso, veramente buoni. Altro prodotto terminato che non riguarda il bucato è questo, è un nuovo prodotto, è ACE sgrassatore igienizzante, è praticamente un prodotto senza candeggina che va utilizzato per le superfici che sono a contatto con gli alimenti, quindi io l'ho utilizzato per la cucina, il top della cucina, il tagliere, per il tavolo, avendo le gatte vado a spruzzare appunto e igienizzare tutto quanto, e nulla, anche questo è un prodotto che mi sento di promuovere, lo aveva comprato Omar alla Coop e mi è piaciuto, sgrassa molto bene, molto efficacemente. Io lo utilizzo spesso anche per l'interno del lavandino, quando magari vado a lavare i piatti, una pentola contenente sugo, quindi molto molto unta, alla fine poi per sgrassare bene il lavandino della cucina vado a spruzzare questo. Non mi perdo in chiacchiere perché è un prodotto che mi sento di promuovere. Poi andiamo avanti, peschiamo a caso. Prodotto alimentare, qua non c'entra niente con i detersivi mostrati prima. Questi buonissimi, buonissimi, buonissimi yogurt della Müller che vi avevo mostrato nel video svuota la spesa, mi pare. E sono cremosissimi, alla frutta, fragola, banana, albicocca, pesca, o magari presi alla Coop. Niente, all'interno appunto ce ne sono 8, 2 per ogni tipo di frutto. Non hanno i pezzi di frutta intera all'interno, questa è una cosa che a me piace parecchio, però comunque sono molto cremosi e hanno un sapore intensissimo di frutta, quindi veramente ottimi per una merenda pomeridiana o anche per fare uno spuntino a metà mattinata, sono veramente eccezionali. Poi adesso vi sta arrivando il caldo, sono belli freschi, quindi ottimi. Ho terminato poi questa candeggina dell'ACE che si può utilizzare sia per la pulizia della casa sia per il bucato. Io l'ho utilizzata sempre solo per il bucato e nulla, mi piace, ne metto poca anche nei capi neri, non vado a metterlo ovviamente sul capo, assolutamente no, perché sennò ovviamente vi porta via il colore, però per quanto riguarda ad esempio i capi neri, i capi della lavoro di Omar mi vengono in mente, perché ogni sera che lui torna a casa io lavo tutto ciò che si toglie da dosso e vado a utilizzare un tappino microscopico di candeggina giusto per igienizzare, soprattutto in questo periodo. E niente, ce n'è veramente pochissima all'interno, però vabbè, è finita, ve la faccio vedere. E poi sì, va bene anche, ne uso ovviamente in quantità maggiori per il bucato bianco, come ad esempio le lenzuola, tovaglie, tovaglioli, eccetera.
Poi abbiamo terminato della Nelson, questo detersivo per piatti che ha un potere sgrassante eccezionale, costa 1,29 € a prezzo pieno, quindi veramente una sciocchezza e sgrassa veramente tantissimo, soprattutto i contenitori che si utilizzano quando magari, non lo so, preparate il sugo, vi avanza un po' di sugo, lo volete poi mangiare il giorno dopo, quindi lo mettete in frigo, però poi appunto il contenitore di plastica all'interno del quale andate a riporre rimane unto, rimane grasso, questo veramente è eccezionale, poche gocce e vanno a rimuovere, eliminare proprio tutto il grasso, tutto lo sporco e niente, veramente buonissimo. Altro prodotto terminato che però mi sento di bocciare pienamente, questa volta purtroppo è così, sono queste gocce di pulito. Praticamente è un altro prodotto che va a profumare il bucato come quelli che vi ho mostrato prima, è del brand Home Sweet Home, anche questo comprato da Epicasa, c'è scritto che è un profumo concentrato per il bucato in lavatrice, 5 euro, è costato parecchio, a differenza degli altri prodotti che mi sono piaciuti tantissimo, questo non mi è piaciuto per niente, ha un profumino sì così molto leggero, però poi sinceramente anche questo versato all'interno del cestello dell'ammorbidente solitamente, poi dipende, niente, cioè quando andate a tirare fuori il bucato non si sente, il profumo è molto leggero, non è come gli altri che fanno la differenza per il vostro bucato, quindi non lo ricomprerò più, era disponibile anche in altre profumazioni, però sinceramente non mi è piaciuto. Tra l'altro come prodotto rimane molto denso e quindi è anche un po' difficile, ogni volta bisogna spremere il barattolino per farlo uscire tutto, ve lo faccio vedere da vicino, io lo boccio perché 5 euro, ma assolutamente tanto vale spendere questi soldi per degli ammorbidenti che sono molto più validi e che non costano così tanto, comunque non costano 5 euro. Poi ragazzi, gli ultimi due prodottini, abbiamo terminato questo sapone per mani della Lysoform, che è un prodotto igienizzante ma allo stesso tempo molto delicato, acquistato alla Coop, io vi dico, magari mi chiedete dove l'hai preso, alla Coop, poi sicuramente sarà venduto anche in altri supermercati, ci è piaciuto tanto, questo è il secondo tubettino che abbiamo terminato, ha un profumo molto buono, è molto delicato sulle mani, non le secca, nonostante in questo periodo ci sia raccomandato di lavarci spesso le mani, questo è un prodotto assolutamente buono, il profumo è molto buono, molto pulito e rimane a lungo sulle mani, quindi prodotto promosso. E poi infine abbiamo terminato queste salviette igienizzanti della Napisan, queste sono al limone menta, molto buone, qualcuno quando me le ha viste utilizzare mi ha chiesto ma che senso ha utilizzare queste salviette quando comunque puoi andare a utilizzare il detersivo, queste salviette qua io le avevo comprate quando ancora lavoravo e quindi era diciamo un modo per poter lavare e disinfettare la casa in maniera molto veloce, perché solitamente il detersivo devi spruzzarlo, prendere lo straccio, passare lo straccio, molto spesso poi richiede di essere risciacquato, queste invece no, ce ne sono tantissime all'interno, ce ne sono 60 e hanno appunto la funzione di rimuovere germi e batteri, io queste spesso le utilizzo per andare a disinfettare il tavolo prima di mangiare o comunque la tovaglia in plastica che abbiamo sul tavolo, perché si sa che avendo le gatte ovviamente loro vanno sopra, quindi bisogna igienizzare. E poi si possono utilizzare anche appunto per disinfettare i sanitari, diciamo che quando volete fare una pulizia veloce sono assolutamente perfette. E poi spesso io le ho utilizzate anche quando, per quanto riguarda l'area pappa delle mie mostriciattole, magari finiva un po' di umido per terra o magari loro stesse lo mettevano per terra, perché ogni tanto hanno il vizio di prendere la pappa dalla ciotola, metterla per terra e mangiarla da per terra, quindi magari avevo appena lavato il pavimento e c'era la chiazza lì di pappa, non avendo più la tovaglietta al di sotto perché l'hanno rotta, quindi adesso poi aspettiamo, siamo sempre lì, quando i negozi riapriranno devo andare a comprare un po' di cosine per loro, la lettiera, un tiragraffi e la tovaglietta da mettere sotto le ciotoline.
e appunto con queste andavo a passarla rapidamente sotto le ciotole, rimuovono molto bene le macchie, lo sporco e sono anche ben imbevute. Qualcuno si è lamentato del fatto che siano tanto imbevute, a me sinceramente piace questa cosa perché mi dà l'effetto che puliscono proprio bene, quindi queste sicuramente sono da ricomprare. Poi ragazzi, infine un prodotto che non è terminato ma che ha acquistato Omar l'altro ieri, ma che voglio mostrarvi perché mi è piaciuto tantissimo. Questo l'ho acquistato al Penny Market e sempre della Ace, questo spray all'ossigeno attivo che ha la funzione di rimuovere germi e batteri, di sgrassare le superfici, di smacchiare anche i capi colorati, e è molto buono. Praticamente diciamo che è simile a questo che ho terminato, però questo non va utilizzato per i capi, questo invece si può utilizzare anche per i capi, guardatelo bene, e ha un profumo ragazzi meraviglioso che non avevo mai trovato con questo tipo di prodotti, nel senso Ace sgrassatore non ha mai avuto un profumo particolare, e niente, questo è veramente buonissimo. Infatti ieri sera sono andata a utilizzarlo per la prima volta sul top della cucina e ovviamente richiede di essere risciacquato, però poi quando sono andata a diciamo distribuire il prodotto, a lavare, a risciacquare, è rimasto un profumo buonissimo sul top della cucina, quindi questo è super super consigliato. Basta, ho finito. Allora ragazzi, ne approfitto un attimo per andare a sostituire la ricarica della Arwick. Questa è, diciamo, questo è quell'erogatore che ogni 8 ore spruzza da sé il profumo, insomma è un nuovo prodotto della Arwick che vi avevo mostrato un po' di tempo fa quando ero andata a comprarlo. Io lo avevo comprato la coppa, pagato tipo 15 euro, poi mi avete scritto che lo vendevano da acqua e sapone a 5 euro in meno, tipo c'era qualche promozione, qualche offerta, io sono rimasta fregata. Comunque come vedete è andato, cioè è finito completamente, vedete questa è la boccetta, è completamente finita. Adesso vado a mettere la che è un'altra profumazione, perché una l'avevo comprata io, questa era quella che avevo comprato io a parte, questa invece era quella che vi veniva data in omaggio con l'acquisto del diffusore. Allora vi dirò, io mi trovo bene, mi piace parecchio, e lo accendo, lo lascio lì praticamente come se non ci fosse, e lui ha la funzione appunto ogni tot di andare a emettere il profumo. Si accende praticamente questa lucina qui sopra, ogni volta che si accende si vede poi la nuvoletta di profumo che esce, e io sento la differenza. Qualcuno mi ha detto che non gli è piaciuto perché non si sente tanto la differenza, io sinceramente la sento, entrando in casa si sente parecchio. Io inizialmente pensavo fosse un diffusore elettrico tipo quello che ho in camera da letto, invece poi ho capito che non si trattava di un diffusore elettrico, ma l'ho voluto prendere lo stesso. E comunque poi da acqua e sapone, una volta terminata questa, andrò a prendere altre profumazioni. Durano comunque tanto, durano mi pare 50 giorni e più, veramente tanto. Infatti io questa ce l'ho da più di un mese e è finita adesso. Quindi vedete, praticamente si va a chiudere ogni volta mi sbaglio. E poi dietro c'è questa parte qua dove voi potete regolare l'intensità di profumazione, di fuoriuscita del profumo. Io la metto sempre al massimo e vi dico, vedete adesso si è acceso, e ogni volta che, cioè pur mettendolo al massimo, vedete? Sta uscendo. Che buono! Vedete, esce sempre così ogni volta. Adesso per un po' non spruzzerà più il profumo, poi fra un tot ore lo spruzza nuovamente. Comunque stavo dicendo che pur mettendolo al massimo dell'intensità dura veramente tanto, quindi mi piace parecchio. Qui abbiamo una piccola topina che si è innamorata della plastica, questo però lo butto. La plastica te la lascio per giocare, va bene? Eh? E poi qui abbiamo l'altra, perché sono andata a ritirare i vestiti di Omar che ho lavato, li devo stirare e lei ha pensato bene di andarsi a mettere sopra questa mucca cicciottina, la mia stellina. (Ride)
Allora, in tanti mi chiedete di Omar e volevo dirvi che Omar sta bene e adesso purtroppo in questi video non lo vedete perché ha ripreso a lavorare a pieno ritmo, nel senso che si pensava che dovesse solo fare dei piccoli lavori, andare ogni tanto, in realtà poi si sono sbloccati un po' di lavori perché qua, almeno a Torino, nel Piemonte, non so, comunque in questa zona hanno riaperto alcuni cantieri, per cui adesso si sta un pochino riattivando il tutto, e meno male da un lato, perché a livello economico la situazione è piuttosto delicata, ovviamente sempre rispettando tutte le misure igieniche, tutte le misure di sicurezza con mascherini, guanti, distanze varie e così via. Però a proposito di Omar, vi prometto che ci saranno sicuro 2 video a settimana in cui lo vedrete, e perché so che vi manca e quindi adesso poi è un pochino stanco perché riprendendo a lavorare dopo un mese, poi lui fa un lavoro molto pesante, arriva a casa che alla sera è morto praticamente, e quindi lo lascio tranquillo, però vi prometto che nel weekend, sabato e domenica, registrerò dei vlog così lo potrete rivedere. Va bene? E niente ragazzi, per oggi è tutto, io vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video.